Quando il provvedimento è arrivato in Commissione, Presidente, io la prima cosa che ho detto è, e qui non sono un gufo, non sono un frenatore, non sono quello che potrebbe dire il Presidente del Consiglio, ho detto: speriamo che ci sia un percorso civile, speriamo che ci sia un percorso serio, speriamo di poter trattare questo provvedimento nel migliore dei modi. Speriamo che non ci sia il Presidente del Consiglio che fa il fenomeno nelle televisioni, speriamo di non vederci alla fine della trattazione in Commissione con una fiducia. Perché, colleghi, in Commissione Cultura, in Commissione 7, l'opposizione non è opposizione, l'opposizione è stata minoranza. L'opposizione, la minoranza è stata costruttiva. La minoranza è stata a disposizione anche della maggioranza per cercare di trovare il miglior modus operandi possibile per questo provvedimento. Perché lo riteniamo, nonostante lo riteniamo un provvedimento sbagliato in tutta la sua forma e sostanza, ritenevamo che comunque era un modo importante, un modo serio per poter iniziare a parlare di scuola nel Senato della Repubblica. E visto che la minoranza si fida del Ministro, si fida del Presidente Marcucci, la minoranza è stata collaborativa sotto ogni punto di vista. La minoranza è stata collaborativa tutte le volte che il Partito Democratico ha obbligato il Presidente Marcucci a fare la colei che di giorno tesseva la tela e di sera la srotolava. Di giorno convocavano le commissioni e di sera ti arrivava, e dopo poco ti arrivava la notizia che la commissione era sconvocata. A disposizione 70 ore circa di dibattito, utilizzate 18. A disposizione dei colleghi giornate intere di commissioni, di possibile commissione, dove si potevano trattare gli emendamenti, ma tutte le volte c'era un problema. E quindi niente, rimandiamo a domani, rimandiamo a dopodomani, rimandiamo a chissà quando. Ben sapendo che nel frattempo fuori il signor Renzi, come suo stile, ormai siamo abituati, ricordatevi un anno fa con le riforme costituzionali, quando noi eravamo qua a lavorare e lui fuori a dire le stupidate, il Presidente del Consiglio fuori diceva di tutto e diceva di tutto e di più, diceva tutto e il contrario di tutto. E noi siamo andati avanti credendo a questa maggioranza che si sarebbe potuto lavorare e ci saremmo potuti confrontare sui provvedimenti. Fuori il segretario del Partito Democratico parlava di migliaia e migliaia di emendamenti, parlava di ostruzionismo da parte delle opposizioni, perché doveva in un modo o in un altro cercare di ritrovare quel consenso col mondo della scuola che con questo provvedimento ha perso. Lo sappiamo benissimo tutti che con questo provvedimento il Partito Democratico ha perso ogni appoggio da parte di quel mondo, da parte di quell'elettorato che era il suo elettorato. I professori che votavano Partito Democratico col cartello mai più PD. E di conseguenza era più comodo, ed è più comodo dire in giro, è colpa dei frenatori, è colpa degli oppositori. La Lega ha presentato circa 130 emendamenti di merito, perché ci credevamo e perché eravamo disponibili sul merito a parlare di questo provvedimento e a parlare di riforma della scuola e a parlare di problematiche della scuola e a parlare dei professori e di tutto quello che riguarda il mondo della scuola. Stamattina la farsa delle farse. Dopo che settimana scorsa chiudiamo la commissione con i relatori che ci chiedono tempo perché dovevano presentare un documento dove ci viene detto che ci si può confrontare sugli emendamenti. Nel weekend nessuno ci confronta, io bello tranquillo a Pontida, dove sapevamo che nessuno del Partito Democratico ci avrebbe mai chiamato, oggi si presentano con il finto maxi emendamento.
ed è andata come è andata, con il presidente Marcucci a dover gestire una situazione imbarazzante e con il presidente Zanda che ci viene in Commissione dei Capigruppo a dire che tra Camera e Senato questo provvedimento ha tenuto banco per troppo tempo. E certo, è una riforma, quanto tempo volete che ne parliamo? Ci viene a dire che questo è l'esempio malato di bicameralismo perfetto, quando sappiamo benissimo tutti che i relatori in commissione ci sono venuti a dire che i loro subemendamenti e maxiemendamenti servivano per modificare le schifezze che hanno fatto alla Camera dei Deputati, gli errori che hanno fatto alla Camera dei Deputati. E allora serve in commissione per avere la benevolenza delle opposizioni e non serve in aula nel momento in cui bisogna andare a spaccare e a tirare e ad essere duri. E poi vabbè, il presidente Zanda che ci dice ancora di questo ostruzionismo senza sapere che effettivamente, presidente, gliel'abbiamo detto in tutte le lingue, ma pare che voi della maggioranza purtroppo queste cose non le capite, le minoranze stavano facendo ostruzionismo, forse ve lo state facendo in casa vostra, quindi guardatevi tra di voi l'ostruzionismo, non guardate verso di noi eravamo disponibili a parlare e a relazionarci. Termino, presidente, facendo una proposta alternativa: si torni in commissione il più velocemente possibile insieme al presidente Marcucci, che è una persona seria e che, contrariamente al Presidente del Consiglio, è uno con cui si può parlare. Presidente, spero di non averla messa in difficoltà paragonandola al suo Presidente del Consiglio, e si guardino insieme quegli emendamenti e tutti gli emendamenti che sono stati presentati, perché sappiamo benissimo tutti, colleghi, che gli emendamenti tanti sono uguali, uno uguale all'altro, delle fotocopie. Sappiamo benissimo tutti che approvato un emendamento tanti decadono, e quindi andiamo a vedere quanti sono gli emendamenti reali, facciamo un vero dibattito veloce sulla scuola, ci si confronta in modo serio e costruttivo e poi si torna in aula. Se invece il vostro obiettivo, come sembra, è quello, dopo non aver ascoltato il mondo della scuola o aver fatto finta di averlo ascoltato, tra le varie cose Renzi non aveva detto che avrebbe organizzato una maxi riunione, un maxi incontro con il mondo della scuola nel mese di luglio, no? Quando tutti sono in vacanza, eh? Allora a quel punto ci si confronta e si vota. In caso contrario, benissimo, chiedete la fiducia, mettete la fiducia, non facciamola lunga, presidente, facciamola il più veloce possibile. La nostra proposta è quella di tornare in commissione. Se voi volete mettere la fiducia, fatelo in modo veloce, sbrighiamoci, anche perché la gente poi non ha voglia di star qui ad ascoltare noi che siamo qui a giocare. Fuori c'è gente che lavora, nel mondo della scuola c'è gente seria, c'è gente che lavora seriamente, non gente che prende in giro i professori, che prende in giro i genitori e che prende in giro gli studenti. Grazie.